Ciao, come state? Voglio parlare in questo mio episodio di oggi, voglio parlare di saggezza. E sapete perché saggezza? Perché nella mia opinione manca sempre più l'empatia. Sì, manca sempre più aver cura dell'altro, pensare all'altro, non calpestare magari i suoi sentimenti, le sue emozioni, manca questa parte. E si valorizza poco la nobiltà d'animo, quasi non viene più presa in considerazione. Ed ecco perché, secondo me, in questa pseudo-umanità non ci si dà più attenzione a certi valori. E magari, non lo so, ognuno è concentrato sui come soddisfare sui propri bisogni, su come soddisfare i propri bisogni fisiologici, emotivi. E apparentemente non sembrerebbe nulla di male, perché cosa c'è di male nel soddisfare i propri bisogni? Non so, adesso faccio colazione, poi magari pranzo e dopo pranzo magari faccio una passeggiatina per liberarmi un po' la mente e poi penso alla cena e così via. Non sembra apparentemente nulla di male, però secondo me andando in questa direzione ci si diventa sempre più anaffettivi, un po' dei robot. Poi pensando anche a come soddisfare i propri bisogni emotivi e pensando soprattutto alle emozioni negative, non lo so, cioè, magari chi non è soddisfatto, che non è in pace con se stesso, ovvio che regolarmente ha bisogno di buttare un po' di frustrazione verso l'altro, ha bisogno di buttare un po' di odio, un po' di aggressività verso l'altro, perché magari è l'unica gratificazione che conosce. Ed ecco perché parlo di saggezza, perché chi magari va in giro a dire sono il più bello della classe, sono la più intelligente della classe, sono la più intelligente di tutti in tutto, molto probabilmente se si chiudesse la bocca, vuol dire un passo in più. E se chiudi la bocca prima di verbalizzare quanto sono intelligente, quanto sono bello, quanto sono interessante, forse in quella fascia di silenzio, in quella fascia in cui magari ascolti anche altre opinioni, in cui ascolti magari e osservi, magari ti rendi conto dopo poco, basterebbe poco, ti rendi conto che non sei affatto così intelligente. Ed ecco perché, secondo me, vivere un po' l'esistenza con la tua esistenza, con un umile punto di domanda ogni tanto, male non fa, ti rendi conto che non sei affatto così come tu pensi. Ed ecco perché, secondo me, l'opposto della saggezza è un continuo fermento, è un continuo correre lontano da sé, è un continuo distraersi per non guardarsi dentro. Perché l'opposto della saggezza è non aver pazienza, è non aver tempo per guardare, per osservare, per pensare. È meglio subito attaccare piuttosto di pensare, è meglio piuttosto di mettersi in discussione, è meglio agire. Ed ecco perché secondo me le persone sagge non sono assolutamente manipolabili, non hanno paura, sono coraggiose e amano la verità. Magari qualcuno dice, ma anche io amo la verità e però bisogna non confondere la verità, quella che ti è comoda, la verità, quella che in quei casi in cui magari è la verità che ti aiuta a raggiungere i tuoi scopi, i tuoi obiettivi. No, non è questa saggezza. Saggezza vuol dire anche verità scomode e anche mettersi in discussione. Perciò, se uno si prende del tempo per contemplare, se uno si prende del tempo per riflettere su se stesso, male assolutamente non fa. È una scelta comunque anche questa, vivere in armonia con se stessi e
evitare di pensare, non so, guarda quello come si veste, guarda quello che ha sposato, cosa ha detto, come ha fatto, come... È una scelta anche questo. Perché chi si alimenta e chi vive alimentandosi di queste bassezze, certo che non ha tempo per riflettere su se stesso e non è nel suo vantaggio perché è una cosa sicuramente scomoda, perché ha dentro tante cose irrisolte, magari di cui si vergogna, magari ha paura di affrontarle. Ed ecco perché secondo me la saggezza è avere una visione olistica delle cose, vedere in modo globale la realtà, darsi del tempo, riflettere, osservare, accumulare esperienza. Ecco perché io oggi volevo parlare con voi di saggezza proprio perché secondo me è importante. È importante capire dal tuo punto di vista cosa vuol dire essere saggio, porsi delle domande. E se uno fa questo quotidianamente, sicuramente è una specie di allenamento che male non fa. Non fa male condurre la tua esperienza di vita chiedendoti: ma come posso fare a diventare più saggio? O cosa è? Cosa vuol dire per me saggezza? Quali sono i principi? Quali sono i valori che sono sinonimi alla saggezza? E se uno si pone queste domande quotidianamente, e se uno magari si chiede: ma quello che sta dicendo, che mi sta dicendo lei o lui adesso, proviene dalla saggezza? Oppure se io agisco così, sono una persona saggia? O come agirebbe, come farebbe, cosa farebbe una persona saggia se fosse nel mio posto? E insomma, è stato questo il mio video. Spero che vi sia stato utile in qualche modo. Vi aspetto nei commenti come sempre. Vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima settimana con altri contenuti, spero interessanti. Un bacio!